Di colpo sentì una grande paura gelarle il sangue. Camminava verso casa, puntino insignificante in un universo che si muoveva freneticamente. Le apparivano a un tratto senza senso le case, i viali, le persone che incrociava col cane al guinzaglio, i ragazzi in motorino che facevano un gran chiasso, i bambini che si rincorrevano nel piccolo parco alla sua destra. Abbassò lo sguardo alla punta delle scarpe e guardava i piedi procedere, prima uno poi l'altro. Lavinia girò la maniglia della porta, entrò nel soggiorno, posò i sacchetti della spesa sul tavolo, domandò il motivo di quelle risate. «Parlavamo di infanzia», rispose Claudia, ammiccando verso Costanza. Allora Lavinia si unì a quelle risa, pur non conoscendo l'episodio, come se parlare di infanzia fosse di per sé motivo di allegria. Costanza, dritta, slanciata, i capelli di media lunghezza schiariti dal sole, era ferma all'inizio del binario. Gli occhiali da sole grandi, con la montatura leopardata, le davano un'aria da diva, anni 50. Fu lei a scorgere per prima le due amiche che avanzavano cariche di bagagli, seguite a pochi passi da un gruppetto di ragazzi stranamente tranquilli. Agitò la mano in alto per farsi vedere. Anna e Lavinia affrettarono il passo e un attimo dopo erano tutte e tre abbracciate e ridenti come ragazzine pronte a partire per una vacanza premio. L'auto di Costanza, una Citroën Picasso, era parcheggiata in una stradina di fianco alla stazione. Caricarono i bagagli e si sistemarono. Anna di fianco a Costanza e Lavinia dietro. La giornata non poteva essere più bella, colorata com'era dall'azzurro del cielo e del mare e di mille sfumature di giallo e rose dei cespugli e alberi fioriti. Era una sera particolarmente luminosa. Le luci arrivavano dal cielo sotto forma di stelle azzurrine, di una luna quasi piena e dal mare dove erano ferme alcune imbarcazioni con gente festante a bordo. Le due ragazze aprirono la porta della cabina che veniva utilizzata come deposito attrezzi per tenere pulita la spiaggia. In un angolo, un gomitolo di pelo con due occhi fosforescenti si strinse il più possibile contro la parete di legno. «È qui da questa mattina, le ho portato un po' di pesce e del latte annacquato. Ha divorato tutto in un batter d'occhio. Credo sia stato abbandonato o abbandonata. Non so capire se è maschio o femmina». Il problema adesso è toglierlo da qui. Tra meno di un'ora verranno a prendere gli attrezzi. Se trovano il gatto lo fanno scappare e chissà che fine potrebbe fare. Quella mattina di febbraio trovò la sua panchina occupata da un giovane che ritraeva a carboncino il vecchio dalla carnagione scura e capelli ricci, quasi completamente bianchi, seduto di fianco al suo banchetto che esponeva arance, limoni, pompelmi e ananas, intervallati da mazzetti di lavanda. Chiese educatamente se poteva sedersi vicino a lui. Il giovane gli piantò in faccia i suoi occhi chiari e allungati, per un istante, senza sorridere. Dopo meno di mezz'ora, i due tentavano un dialogo difficoltoso per via delle diverse lingue conosciute. Entrambi, però, conoscevano quel po' di francese che permise di raccontarsi da dove provenivano e cosa facevano. Il ragazzo danese stava girando la Francia di cui si era innamorato da ragazzino quando, per la prima volta con i genitori, aveva visitato Parigi e un pezzo di Normandia con le sue spiagge, il fascino dell'oceano e... Diego trascorse il pomeriggio giocando a bocce, la pétanque, come dicono i francesi. Del gruppo di sei giocatori faceva parte Annette, una signora di circa 80 anni, appassionatissima di quello sport. La donna che soffriva di dolori alla schiena, per non dipendere da altri, si era munita di un'asta con una calamita, con la quale sollevava le bocce, dopo averle lanciate, senza dover più chinarsi a raccoglierle. Annette era bravissima ed era in squadra con Diego. Fu lei quel pomeriggio a determinare la vittoria del trio. Lavinia sapeva che in quei momenti non si poteva fare nulla, solo aspettare che la burrasca si sciogliesse. Ma questa volta, dopo un'ora buona di accuse perché non era stata avvisata dell'arrivo della madre, che si era permessa di mettere mani nelle sue cose, di trattarla come la solita idiota, incapace,
La burrasca non solo non si allontanava, ma sembrava prendere sempre più forza. E lo sguardo mesto, il silenzio e quella lacrima lunga sulla guancia della madre non facevano che esasperare lo stato d'animo della ragazza. Lavinia alzò la testa e provò a dire una piccola cosa. Fu un attimo. La mano di Claudia si armò di quel vaso di cristallo spesso che stava sulla mensola all'ingresso e che finì diritto e preciso sulla testa di Lavinia. E ve la ricordate, Vesna, che aveva l'abitudine di fare l'ultimo bagno alle 10 di sera prima di andare a dormire. Camminava sui sassolini dietro la casa, scendeva i 3 gradini e si buttava in acqua, subito raggiunta dalle sue amiche che arrivavano nuotando dalla spiaggetta vicina. Erano buffissime, facevano conversazione in croato, si vedevano 4 teste dondolanti spuntare dall'acqua nera, teste che sembravano senza un corpo, che si muovevano appena e parlavano, parlavano. Noi le osservavamo curiose e divertite, sedute sul piccolo spiazzo di sassi, senza mai trovare il coraggio di entrare in quel mare subito profondo, a quell'ora, con tutto quel buio. Vesna ci chiamava e noi ci schernivamo con 1000 pretese per non confessare che avevamo paura. Che imbranate! Un sospiro uscì dal petto di Lavinia mentre ricordava.